Bentornati o benvenuti sulle strategie, io sono Rev, questa è la nostra Prussia, Russia, Francia, enorme impero che controlla due terzi del mondo, l'anno è il 1760, siamo fatti due giornini di pausa, ma ci siamo qui, siamo in guerra con la Scozia, che come tutti voi ben saprete ha capitale qua nel Luanda, in Africa, perché si è spostata. Siamo anche in guerra con Jenne, questa potenza africana. Qua tra la Nigeria e tutti questi altri stati lungo la Costa d'Avorio, che insomma ci ha dato un po' di filo da torcere, ma adesso la occupiamo tutta e ci prendiamo almeno la costa. Probabilmente espanderemo il trono francese qua e magari anche dei territori direttamente noi. E poi, appena finiscono le altre tregue europee, andiamo avanti, sicuramente c'è da cancellare l'Ungheria e questo pezzetto di Lituania, c'è da finire la Scandinavia. Scandinavia che volevamo finire con Truce Break, cioè rompendo la tregua, per fare in fretta. Prima però dobbiamo rendere core tutti i territori dell'Etiopia portoghese, brasiliana portoghese, che brasiliano e portoghese non è più. Ok, dopo questo riassunto che dovevo fare più che altro per me stesso, perché non mi ricordavo troppo cos'era successo. Assolutamente pausa non caratteristica per il canale. Andiamo avanti. Guarda, abbiamo vinto la battaglia. Dobbiamo andare a prendere un po' di queste fortezze che sono tutte livello 8. Mannaggia, davvero? Marihan, Brazilian Australia. Brazilian Australia? Perché si è formata la colonia. C'era già la colonia, però. Qua è direttamente Brasile. Sono successe un po' di cose inconvenienti al Portogallo, credo. Portogallo è che è nell'unione sotto il Brasile, vi ricordo. Allora, qua le truppe sono già tutte in posizione. Potremmo chiamare Vianagar, non ha senso. Sì, andiamo a riprendere questi separatisti qua a Malta, per favore. Abbiamo abbastanza trasporti qua? Sì, ne abbiamo abbastanza. Grazie, per favore, trasportateli lì. Eccellente. Ora, la nostra vecchia flotta principale. Vianagar vuole che entriamo in guerra al loro fianco contro Ayutthaya, il Siam. Che è alleato con. Ha un po' di tributari. Sono in una guerra multipla, quindi in realtà. Sono da soli, va bene, accettiamo. Diamo un aiuto puramente nominale, non c'è bisogno di andare a correre come dei pazzi. Voi andate qua. Un po' di queste truppe le rispostiamo più a nord. Questi separatisti adesso li prendiamo tutti con calma. Attenzione, qua vedo anche gli scozzesi comunque, non solo questi simpaticoni qua di Jenne. Ci vuole un attimo per far fuori tutte queste cose, per riprendere tutte queste fortezze e far fuori tutte queste armate. Non è un problema però. Abbiamo tutti questi cori in coda. Un sacco di cose a cui pensare. Andiamo a prendere sti ribelli. Questi qua in Scandinavia, riportiamoli nella nostra Scandinavia. Intanto si sta diffondendo l'industrializzazione a macchia d'olio. Abbiamo molte fornaci, quindi basta far passare un po' di tempo, si diffonde abbastanza velocemente. Qua ad esempio c'è il carbone. Sviluppiamo appunto perché c'è il carbone. Tanto siamo ricchissimi, quindi c'è ben poco da fare. Fermi tutti, cosa è successo? Ah! Gli Stati Uniti? Ma è una fregatura pazzesca? Si sono liberati. La nuova Scandinavia però c'è ancora, perfetto. Quindi l'Inghilterra ha perso le 13 colonie. Niente, non riusciremo a conquistare le intere Americhe, perché appunto, cioè, sarebbe possibile, ma richiederebbe un sacco di micromanagement. Io le volevo prendere dai loro signori coloniali, ma ahimè non è successo perché si sono liberati tutti via via, senza poi così tanti problemi. Cara Scozia, ti scrivo. Altri ribelli che adesso dobbiamo andare a prendere. Fatemi vedere dove sono questi ribelli. A parte i separatisti di Malta che non capisco.
Mi si sono glitchati i trasporti. Non ha fatto il trasporto automatico. Va bene, facciamo il trasporto a mano visto che il trasporto automatico non sta funzionando. Una vera rottura di balle, ma a volte capita. Saliamo lì. Li stavamo andando uno ad uno con i trasporti sbagliati. Vabbè, controrivoluzionari in Kenya. Perché ci sono i rivoluzionari in Kenya? Fatemi perdere uno di stabilità che la riporto su facile. Adesso il problema maltese è risolto. Per quanto riguarda i rivoluzionari da queste parti, ribelli e ribellini. Ma Kirwa di chi è alleata? Mare Han, Kazanje, quindi questo posto qua, è Hobyo, che è questo qua. È il momento di attaccare Kirwa, è il momento di attaccare Kirwa. La flotta in posizione, 38. Navi, loro ne hanno 64 in tutto, la maggior parte saranno commerciali. Non abbiamo abbastanza trasporti da questo lato del globo, però, quindi non è ancora il momento di attaccare Kirwa, direi. Non voglio spostare navi, far giri strani. Allora, qui potrei chiedere alla Scozia quasi tutto, ma la verità è che voglio anche prendere dei territori a Jenne oramai. Continuiamo con le conversioni. Altri separatisti, sempre qui in Africa. Devo reclutare un'altra armata, che dite? Che dite, che dite? Ho 130.000 di manpower, sì. Un template qua nel cuore dell'Africa è necessario. Disordini. Meno uno di stabilità, a volte capita, riportiamola su. Fatto. L'industrializzazione si diffonde, anzi, sapete cosa? La porto di nuovo a più 3, la stabilità. E questi disordini non mi piacciono. Prendiamo anche un bel consigliere che dà meno 2 di unrest. Così le ribellioni si riducono sensibilmente. Dovrei mettere un po' di armate a soppressione automatica, ma con tutte le guerre in corso ho sempre paura che corrano nella direzione sbagliata e si facciano prendere alla sprovvista. A questo proposito, guardate quante truppe a Jenne. Hanno ancora molte delle loro armate intatte. Boh, abbiamo preso una fortezza qui, però. Fermate i ribe. No, date l'autonomia qua. Ok, bene. Ingaggiamo qua con 88.000 dei nostri. Sperando che siano abbastanza. Non saranno abbastanza, probabilmente. Se convergono tutti i rinforzi. Ma non convergono. C'è uno stack wipe, perfetto, ci sono 60.000 gennari, gli abitanti di Genne, in meno, gennesi, non lo so. Ne abbiamo stack wipati altri 60.000, siete rimasti indietro tecnologicamente, 27 di militare, in realtà non sono indietro. Hanno comunque le truppe di tipo africano, e quello ovviamente è un bel tallone d'Achille. Fammi spostare il focus sui punti militari, che a furia di reclutare generali rischiavamo noi di rimanere indietro. Ora, possiamo continuare a conquistare Genne. L'obiettivo è far cadere questi due forti, unire la Francia qua e Gambia francese con i nostri territori della Guinea. Poi ovviamente dare anche il colpo di grazia alla Scozia, anche quello è poi obiettivo principale. Andate a prendere quei ribelli, veloci. Ok, qua non ne abbiamo più almeno. Di ribellini. Lì i russi li stanno gestendo. Mi avete detto anche unifica la Germania. È più forte così. Forse alla fine clicchiamo il bottone. Forse alla fine clicchiamo il bottone conviene. Perché sicuramente lo sciame è molto più forte. Aumenta la domanda dei libri, buono per noi. Un bel po' di diplomatici liberi, ma qua tutte le relazioni sono al massimo. Posso magari. Ma sì, anche i favori da Vianagar sono a 100. Sì, non so davvero che cosa farmene. Possiamo probabilmente fare una rete di spie. Fammene fare invece una in Scandinavia, poi dopo adesso la mettiamo. Così poi.
Finiamo subito l'invasione. A proposito, vedo dei separatisti norvegesi qua, andiamo a farli fuori in fretta. Ci sta già andando la Russia, ma ora che la campagna di Jenne è praticamente vinta, gli restano 50.000 uomini di quei tanti che avevano. Quanti ne avevano? 200 e passa mila. Eccoli lì, quei 50.000 lì sopra. Mettiamo un attimo. Aspetta, 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 come non detto? Ci sono ancora degli scozzesi qua. Non... Ora mettiamo la velocità 5. Vai, vai, vai. Vai deciso ad attaccarli. Andate anche decisi lì a gestire sti ribelli. Riprendi questo posto qua. Bene. Scendete verso sud. Dobbiamo prendere queste fortezze. Cresce l'industria tessile di Potsdam. Voilà. Meno manpower, ma più produzione, più industrializzazione. È arrivata, tra l'altro, in abbastanza posti. No, ma si sta diffondendo. Da Cracovia si diffonde a macchia d'olio. Tutte le nostre città industriali. Province che producono carbone e non. Dobbiamo andare a riprendere anche questa fortezza francese qui. Francese che poi è nostra. Ho tantissimi ducati e non so che cosa farmene. Siamo arrivati a quel punto della partita. Forse dovrei costruire monumenti anche dalle parti dei miei vassalli e degli altri regni. Fatemi fare la Santa Sofia livello 3 che aiuta la stabilità della Grecia. Spando anche il Cremlino che non è così utile, ma perché no? Mausoleo di Alicarnasse è abbastanza inutile. Ah, questo fa diffondere un po' più velocemente le istituzioni in Tunisia. Facciamolo. Monasteri di Rila, che cosa? Ah, più unità religiosa per la Grecia. Sì, questo gli serve alla Grecia, visto che hanno ancora un sacco di territori sunniti. Fatemelo. Non l'ho finito, eccolo qua. Fatemelo fare. Glielo porto subito in realtà a livello 3. Molto forte livello 3 per l'unità religiosa. Me la stabilizza così riescono a schierare più truppe. Anche perché al momento la Grecia quante truppe schiera? Zero! Sono in crisi nera, ok. Capisco anche il perché. Ora dovrebbero stare meglio. Guardate il potere di controllare il commercio globale. Ah, ci abbiamo Santa Maria del Fiore, posso risparmiare un po' sui consiglieri. Mi dà letteralmente solo più soldi a questo punto. Quindi è praticamente un win more inutile perché mi dà anche più splendore, ma abbiamo completato i poteri, quindi riduce il decadimento del prestigio, ma il prestigio anche lì è sempre al massimo. Vinciamo una guerra dopo l'altra. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Gabù! È caput! Gabù è caduta. Ok. Vediamo se riusciamo a fare una pace. No, non ancora. Voglio prima prendere anche questo territorio. Voglio dare un po' di roba alla Francia. La nostra tregua con gli Stati Uniti è terminata. Allora, nuova colonia. Finalmente una colonia vera e propria. Prussia. Cioè, Australia Prussiana. Non c'è un nome unico? No, no, la chiamiamo. Australia, che era la New Holland, la Nuova Olanda. Noi la chiamiamo. Neu. Si scrive così, non lo so. So prussiano, non lo posso scrivere in italiano. Nuova Hannover. Boh, perché proprio Hannover? Ma sì, dai. Ne Neu Hannover. Che ne so, non so il tedesco. Ditemelo voi. Abbiamo finito i core? Ne restano due in realtà, ma li abbiamo praticamente finiti. Questi sicuramente non saranno abbastanza. Cioè, possiamo permetterci di beccarci l'overextension. Rompiamo la tregua con la Scandinavia. Meno 3 di stabilità. Solo meno 3 perché abbiamo sia il machiavellismo, sia le idee diplomatiche complete. Quindi attutisci normalmente aumenterebbe di molto più di così. Dichiariamo guerra. Porto subito la stabilità su. Riduco pure la war exhaustion. Marciamo immediatamente da quelle parti. Poi. Adesso andiamo anche in Scandinavia. Flotta e in Islanda, volevo dire. Flotta, 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 flotta. Bene, sali da qui. Momento di portarla da queste parti. Sono alleati.
Oh, mi ero spaventato per un attimo, pensavo fossero alleati con il Brasile. No, no, è il Brasile scandinavo, ben diverso. Dovremmo avere la supremazia dei mari contro di loro. L'unica potenza marittima che può ancora vagamente ostacolarci è il Brasile. Ma anche lì, vagamente. Ho un mercante in più, ora che è una colonia grossa in Australia. Non so che ca... È inutile questo mercante in più, proprio. Non è che non so cosa farmene. Questo mercante in più è totalmente inutile. Più che andare. Allora, stiamo già facendo col. Non stiamo facendo collecta a Genova, ormai potremmo. Ma perché licca qualcosa? Ma in realtà lo stiamo facendo a Siviglia. Però a Genova arriva un po' anche da altre parti. A Venezia lo sto facendo, ma sì, facciamolo. È un cambiamento di. Conta poco, via. Sono sempre una marea di soldi stiamo facendo. Quasi finita qua la questione. Adesso facciamo una pace dopo. Dopo aver occupato tutto, dipingiamo la mappa a dovere, ora da queste parti. Intanto gli staterelli al centro della Germania stanno abbracciando l'industrializzazione. Boazzo. Già caduta la fortezza, già caduta la fortezza. Le mie navi sono in posizione, sì, lo sono. Bene così. Andate a occupare l'Islanda. Poi con calma adesso ci faremo dire dove sono tutte le isolette. Abbracciamo anche noi l'industrializzazione. Una bella botta di manpower verso l'alto. E anche tasse, ma le tasse fanno ben poco a questo punto rispetto al commercio. La nostra manpower massima è 890.000 adesso. A questo proposito, visto che ne abbiamo 170.000 libera, voglio reclutare due armate. Devo iniziare ad fare una certa, avere una certa postura asiatica. Quante truppe ha l'Inghilterra? 175.000. Probabilmente tutte qui, eh. Adesso vediamo. La tregua con la Spagna scade in 2 anni. Timuri di 6. Ok, c'è tempo, c'è tempo. Ci sono un po' di scozzesi qua che sopravvivono. Andiamo a prenderli. Non avevo finito qua i ribelli. Bene, 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 bene. Situazione stabilizzata. Quasi tutto sotto controllo. Gen, 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 dove sei? Francia, 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 dove sei? Francia. 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 Sapete, no, qua l'Africa la si dà in mano ai francesi. Loro ci sanno fare. La gestiscono per noi. Si sa che i francesi non hanno mai combinato casini in Africa, d'altronde, no? Così non ci carichiamo troppa overextension noi. Molto meglio se la diamo ai francesi. La Scozia invece qua ce la prendiamo direttamente noi. Il più possibile. Ok, situazione stabile. Dov'è che mi dà uno sbarco imminente? Ma sì, sono 1.000 truppe. Siamo sbarcati in Islanda senza troppi problemi. Stiamo prendendo logoramento qua, no? Siamo lungo le coste. È caduta Cristania. Christiansland. No, scusate, Cristiana. Quel posto ce l'abbiamo già. Sarebbe il vecchio nome di Oslo, Cristiania. 45% di war score. Fammi un po' vedere che posti possedete. No, ma non voglio. Esatto. Voglio solo i posti direttamente vostri, squisitamente vostri. Ecco, dobbiamo andare qua in Argentina. Dopo aver neutralizzato l'Islanda, dovremmo andare in Argentina. Non è un problema, comunque, è fattibile. Ora. Gen, gen, gen. Gianna, Gianna, Gianna. Fortezze, fortezze, voglio togliergli almeno un'altra fortezza. Questa però è la loro capitale. Sarebbe un po' troppo alto il war score forse. Non ricordo neanche più, li avevamo cobelligerati? Credo proprio di sì. Fatemi vedere con una pace
No, non sono co-belligerati, quindi non riusciremo a prendere così tanto. Mi costa un bel po' di punti diplomatici, in realtà. Ma sì, possiamo comunque farlo. France, France, France. Vediamo se arriviamo fino a lì. No, non arriviamo fino a lì. Coalizione come sempre inesistente, nessuno osa opporci. Possiamo dare ancora una provincina? La diamo? No, scherzavo. Va bene così, dai. Abbiamo ingrandito la Francia, così non ci carichiamo troppo. E ora invece qua facciamo pace anche con la Scozia. È davvero imminente in realtà. Tanto fatemi fare la tecnologia militare 28. Eravamo non indietro, ma semplicemente non avanti. Siamo di nuovo avanti. Fanteria quadrato. Corazzieri. Sono arrivate le truppe napoleoniche o giù di lì. 1763, un po' in anticipo, ma la dottrina evolve. Queste navi sono al sicuro, sì. Stiamo assediando l'Islanda. Vianagar sta perdendo in Siam. Com'è possibile che voi stiate perdendo in Siam? Non lo so. Che scarsi. Davvero, davvero molto scarsi. Bene, bene, bene. Possiamo fare pace con la Scozia. 1, 2, 3. Tutta la Scozia africana è nostra. Questi territori non sono il massimo da tenere, ma ce li facciamo piacere. Cos'altro vi resta? Un'isola sfigata lì, un'altra isola sfigata là. Il Lothian, un pezzetto di Scozia. Un pezzetto lì in Nuova Guinea. Martinica. Ah, avevano un po' di Caraibi, ok. Riposa in pace, Scozia. Che la terra ti sia lieve. Abbiamo anche un interesse nei Caraibi adesso. 41% di overextension. Ah, caspita, ci sono dei separatisti qua. Perderemo immediatamente i Caraibi. Cioè, io qua co come ci arrivo in tempo? Una cosa alla volta. Adesso facciamo tutto in realtà. Anzi, lì lascio quella forza di occupazione. In Islanda. Fammi scendere giù nel Niger francese. Tanto dobbiamo fare un salto in Patagonia per sottomettere la Scandinavia. A parte che qua il war score non sale. Vabbè, possiamo fare un più 21 in realtà. Quegliatta. Quegliatta? Perché non andate lì? Io non lo so, mannaggia a voi. Ve la prendete troppo comoda tutte le volte. La flotta è in posizione? Sì, sono in posizione. Venite qua. Reykjavik è caduta. Bene, andate anche a prendere il resto dell'Islanda con quei 9.000 scandinavi. War score si impenna. 62%. Ok, si fa una traversata assolutamente non rischiosa. Fredrik Willem, nuovo erede 014. Un'incompetenza pazzesca. La balia lo fa cadere di testa nel lavandino. Una tragedia. Meno male che abbiamo questi macchinari in Prussia che ti dicono immediatamente se un erede all'età di 18 giorni è un imbecille. Meno male che gli abbiamo fatto la conta dei midichlorian. Non lo so come facciamo a saperlo. Ok? Ah, caspita, ci sono 40.000 scandinavi in Patagonia. Non sbarcheremo mai. Con lo sbarco ci ributtano a mare. Questa è una tragedia. Questa è un po' si complica la situazione. Come siamo messi con i trasporti? Qui. 50 ne abbiamo, quindi è quasi il momento. Possiamo forse avere un'altra armata di rincalzo?
circumnavigare l'Africa e andare lì in Patagonia, perché chiaramente non posso finire la Scandinavia se non prendo la Patagonia, mi pare ovvio, no? Gli Stati Uniti sono una monarchia? A proposito di cose, una monarchia con i von Wittelsbach sul trono? Capisco. Ma forzare un'unione sugli Stati Uniti no, è improbabile. Assolutamente cursed, ma... Un incubo. La tregua con la Spagna è finita, sì, ma una cosa alla volta. Ok, siamo riusciti a sbarcare. La cosa buona è che non sono andati a... Non sono venuti a fermarci, quindi... Adesso li ingaggiamo. Altri ribelli qui, andiamo a prenderli. L'Africa è grande. Spagna che ha 80.000 uomini in tutto. Con chi siete alleati? La Spagna si è alleata pure con gli Stati Uniti, oltre che con Toscana, Ungheria. Ci sono un bel po' di cose da considerare quando attacchiamo la Spagna. Ora. Non ora, ora, ora. A breve. A breve la attacchiamo. Ci sono comunque un bel po' di cose da considerare. Allora, questa fortezza per favore no, è livello 8. Stavo dicendo per favore, ditemi che non è molto sviluppata. È sviluppatissima la fortezza. Qua stiamo... Su e giù in Patagonia. Una fatica. Ti prego, dimmi che non sono arrivati. Esatto. Stavo dicendo, dimmi che nessuno dei miei vassalli sta combattendo in Siam. Oh sì, ci sono i francesi. Va bene. Ah, giusto, fammi. Ma sì, dai. Costruiamo la cattedrale di Ulm. O Ulma. Dunque, mi ero scordato che qua il Kronborg a Copenaghen mi dà direttamente anche mercantilismo. Oltre che più bonus di combattimento navale lungo la costa. Fai così, usa tutti i soldi a manetta. Abbiamo fatto 9 di mercantilismo in un attimo. Il nostro mercantilismo è ora 62%. Quanto abbiamo di entrate mensili? Un onesto 2111 con un bilancio netto di più di 1000, un avanzo di più di 1000. Inseguiamo l'armata scandinava, la andiamo a distruggere e poi si va ad assediare la fortezza di Eisen. E probabilmente non si chiama così, ma si chiama così solamente perché è in mano agli scandinavi. Alakaluf, c'ha il nome localizzato in svedese o danese. Va bene. Ok, l'armata è distrutta. Dividiamo un attimo l'assedio. Andiamo ad assediare il resto della Patagonia. Ma quello che ci interessa è il forte. No, 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 non dividerti. Assolutamente. Fai solo tu. Tu stai qui, tu stai qui. Se no non è abbastanza. Ora. Per quanto concerne la Spagna, il problema sono le loro moltissime truppe a destra e a sinistra. Ma l'Inghilterra? Non siamo in tregua con l'Inghilterra. Sarebbe più facile far fuori l'Inghilterra, eh? Non abbiamo abbastanza truppe da queste parti, forse ora. Devo aspettare di finire la Scandinavia. Stati Uniti quanti uomini hanno? 200.000? Ma davvero? Caspita, questo endgame. No, mi interessa prima sottomettere la Scandinavia. Mi è quasi necessario. Fammi sparare sul forte. Velocizza un pochino la situazione. Fammi spostare anche la flotta. Doppiamo lo stretto di Magellano. Allora, c'è qualche guerra facile facile che posso fare tipo contro gli Hausa? Hanno comunque un sacco di uomini. E non posso fare troppe cobelligerazioni spinte. Songhai, ritira dentro Jenne, ma Jenne non ha più truppe. Sì, facciamo anche una guerra imperialista in Africa, così. No, tu no? Non voglio cobelligerare troppa gente. Non quella sbagliata, quantomeno. Esatto, non voglio tirare dentro la Spagna. La Spagna è per dopo. Quindi cobelligeriamo solo Eir. E Yao.
Hanno parecchi uomini, ma noi ne abbiamo parecchi di più. Devo dire che la nostra manpower oltretutto sta anche scoppiando. Quindi adesso, visto che il force limit è molto alto, facciamo due reclutamenti in Africa. Ne facciamo anche due in Iberia. Ne faccio pure uno già in Gran Bretagna. Monumento in Malta. Sì, non l'avevamo già finito il monumento in Malta. Sono abbastanza sicuro che il forte di Malta ce l'avevamo da mo'. Ora qua prendiamo reputazione diplomatica. Non mi servono davvero più soldi dal commercio. Siamo già schifosamente ricchi. Sa, sta fortezza la fate cadere? No, che non la fate cadere in fretta. 82% dagli scandinavi, 7% la fortezza mo cade. Ho dichiarato guerra agli Hausa senza spostare le truppe. Va, spostiamoci che ci serve. Su. Stiamo reclutando un bel po'. Entriamo qua verso Yao. Yao. Passa di lì, Yahoo sembra un po' il verso di Pippo. Ok, fermiamoci qui. Prossimo episodio ci prendiamo le colonie scandinave se va tutto bene. Incrociate le dita. Grazie mille per essere passati. E 1765, verso la fine della campagna. Si va!